L'investigatore Zoo. Mi ha beccato con le mani nel sacco, signor Nulla Sfugge. Sì, dovresti alzarti prima alla mattina per essere più furbo dell'investigatore Nulla Sfugge. Nulla Sfugge! L'investigatore, sì! Nulla Sfugge, quanto è in gamba! Quando sarò grande farò anch'io l'investigatore. D'accordo, Pock. Devo metterti dentro per essere in possesso di piume. Ah, puoi scappare, ma tanto Zoo Zebra ti troverà! Bisù, tutto bene? Sì, mamma, sto bene. Ci vorrà ben più di un tavolino per riuscire a fermare Zoo Zebra, l'investigatore. Oh, sei un investigatore oggi, Zoo. Sì, signora, al suo servizio. Beh, buona fortuna con le indagini, allora. Bene. Ora ci vuole un caso da risolvere. Sembra interessante. Eppure mi ricordo di averla vista lì. Ciao, bisnonnina. Oh, ciao, Zoo. Va tutto bene, bisnonnina? Sì, va tutto bene. Bisnonnina, hai perso qualcosa? Sì, Zoo. Ho perso la mia dentiera. Ottimo! Oh? Volevo dire, mi dispiace, bisnonnina. Posso aiutarti? Vedi, da grande farò l'investigatore. E questo è proprio il caso perfetto per Zoo Zebra, l'investigatore. Allora, bisnonnina, cominciamo dall'inizio. Quando è stata l'ultima volta che l'hai vista? Bisnonnina, hai visto qualcuno agire in modo strano? No! E da quanto non vedi più la dentiera? Da ieri. Ricordo bene che l'avevo con me quando sono andata a cena con tuo nonno e tua nonna. Oh! Faccenda si ingarbuglia. Non devi preoccuparti, risolverò questo caso. Com'è vero che mi chiamo Zoo Zebra, l'investigatore? Oh, hai sentito, caro? Topi? Non sono topi. Ciao, Zoo. Oh, ciao, nonno. Ciao, nonna. Che stai combinando laggiù, Zoo? Faccio l'investigatore. Sto cercando gli indizi. Oh, ma in questo caso avrai bisogno di una lente di ingrandimento. Tutti i più grandi investigatori ne hanno una. Forza. Vediamo un po'. La lente deve essere qui da qualche parte. Siamo io e tua nonna il giorno del nostro matrimonio. Ti ringrazio, Zoo. Era da un po' che la cercavo. Volevo fare una bella cornice e regalarla a tua nonna. E così farò. Appena avremo trovato questa lente di ingrandimento. Vediamo. Eccola qua. Mi dispiace, Pock. Questo è per te, Zoo. Grazie, nonno. Scusami, Pock. Oh, che noia. Dove sarà? Qualcosa non va, tesoro? Ho un appuntamento con il mio capo al lavoro e volevo mettere la cravatta che mi ha regalato per Natale, ma non riesco a trovarla. È questa, per caso? Ah, sì! Oh, bravo, Zoo!
Come sapevi che l'avevo persa? Sono un investigatore e in ogni caso ho sentito quello che hai detto. Tutto sommato sarebbe stato meglio non trovarla. È terribile. Oh. Ah, e cos'è che cerchi adesso, Bisù? La dentiera della bisnonna. Oh. L'ha persa e questo è il mio primo vero caso importante. Esu Zebra, l'investigatore sta per risolverlo. Mi dica, signora, sa per caso dove è stata la bisnonnina in questi ultimi giorni? Dunque, ieri l'ho portata al negozio del signor Zoe a fare delle compere. Grazie, mamma. Ma non penso che abbia lasciato la dentiera lì, Bisù. Bene, Elsie, hai preso tutto? Sì, grazie, signor Zoe. Salve, signor Zoe. Ciao, Su. Sto cercando dei denti. Eh? Hai detto denti? Bene, bene, vediamo un po'. Dei denti. Ecco qua. Che ne pensi di questi? Sono proprio dei denti paurosi questi qui, eh? Sì, ma in realtà erano i denti della mia bisnonna che cercavo. Oh, no! Mi dispiace, Elsie. Non volevo farti paura. Spaventata, è il mio borsellino, non c'è più! Non preoccuparti, Elsie. Su Zebra, l'investigatore, riuscirà a trovarlo! L'ultima volta che l'hai visto? Mentre venivo qui! Beh, forse ti è caduto dal paniere lungo la strada! Coraggio, Puck! Non è il momento di sedersi! Dobbiamo investigare! Aspetta! È questo il tuo borsellino, Elsie? Oh, bravissimo, Su! L'hai ritrovato! È il dovere di un investigatore! Ma ho avuto anche un bel aiuto dal mio fedele assistente. Ordinaria amministrazione, signora! E adesso dobbiamo trovare la dentiera! Ecco fatto, Su. La foto è incorniciata. Che ne pensi? Sì, è molto bella, nonno. Hai avuto fortuna con le tue indagini? Ho trovato la cravatta di papà e il borsellino di Elsie, ma non i denti della bisnonnina. Sono sicuro che li ritroverai. Nel frattempo, perché non vieni con me? Così diamo questo regalo alla nonna. E che pasticcio avete combinato, voi due bricconcelli? Oh no, nessun pasticcio. Solo questo. Oh, per tutte le strisce, la foto del nostro matrimonio. E lei anche incorniciata. E la mia maglia, dov'è la mia maglia? Proviamo a ricordare cosa hai fatto. Siamo entrati. Che pasticcio avete combinato voi due bricconcelli? E poi, per tutte le strisce! Eccola là! Oh, bravissimo, Su! Che grande investigatore! Già, però non ho ancora risolto il grande mistero della dentiera scomparsa. Hai ritrovato la mia dentiera? Ho paura di no, bisnonnina. Ho trovato la foto che cercava il nonno, ho trovato la cravatta di papà e il borsellino di Elsie. E ho anche trovato la maglia della nonna. Solo che non riesco a trovare la tua dentiera. Beh, almeno ci hai provato. E questo è ciò che conta. Adesso mangiamo un po' di fragole e dimentichiamo la dentiera. Su? Ho trovato la tua dentiera! È sempre stata sulla tua sedia! Oh, grazie, Su! Signora, Su Zebra, l'investigatore, al suo servizio!